una donna di 28 anni che amava la vita, a tal punto che per vederne nascere una nuova, quella di suo figlio Francesco, frutto dell'amore con il marito Enrico, ha rischiato quella di mamma e alla fine non ce l'ha fatta. Questo è il ritratto di Chiara Corbella, romana, che ad un anno dalla sua morte è stata ricordata con una messa al Divino Amore da parenti, amici e da tanta gente che non la conosceva personalmente, ma che attraverso il web è venuta a conoscenza della sua straordinaria storia. Un anno fa eravamo più di 3.000 persone in una parrocchia romana a festeggiare la sua nascita in cielo, qualcosa di particolare, qualcosa di struggente ma anche molto bello. Oggi siamo qui, provenienti da tutta Italia, gli amici e non solo, a festeggiare un anno da questa notizia, da questo lutto che però si è trasformato in qualcosa di bello. E quindi questa è la storia di Chiara. Ci ha dato proprio una grande lezione di vita, vedere proprio una persona che vive non guardando solo le cose di questo mondo, ma con lo sguardo puntato verso il cielo e in questo anche delle gravidanze con due bambini con delle gravi malformazioni destinati a morire subito dopo la nascita. Non erano uno sbaglio, ma era comunque un disegno più grande da accettare, da accompagnare. E questo è stato anche per la gravidanza di Francesco, quando ha scoperto di avere anche un tumore. Ha amato questo figlio come aveva amato prima Maria e come aveva amato Davide. Quello che c'era tra me e Chiara rimane nell'ambito della confessione, della direzione spirituale. E quindi quello che voi avete visto, che noi tutti abbiamo visto, che è stato comune, nasceva dentro il cuore suo, ovviamente, cioè veniva coltivato in questo rapporto con Dio, che appunto è passato per momenti anche di crisi, travagliato, come per tutti, insomma, di dubbio. Possiamo dire che Chiara è sempre tra di noi. Possiamo dire che Chiara vive, non così romanticamente nel ricordo, ma che Chiara vive, noi pensiamo, come in mezzo a noi, come vive il Signore risorto. Chiara rappresenta la santità oggi, nel senso che oggi la santità viene vista come qualcosa di lontano da noi, di astratto, di impossibile, invece è tutto possibile, è tutto, come diceva lei, i piccoli passi possibili. Chiara rappresenta un esempio di una vita realizzata, pienamente realizzata, una vita che si fa dono. E un anno fa ho saputo della storia di Chiara e per caso, e sono andata al suo funerale e sono rimasta proprio colpita. E oggi me lo sono voluta ricordare apposta per essere di nuovo qui con tutti quanti. Chiara è stata importante per la mia vita, è grazie a lei che sto prendendo delle decisioni importanti e soprattutto perché è un dono di Dio per tutti noi. Una grande testimonianza dell'amore di Dio tra noi, proprio concreta, tangibile. E essere qui oggi e compartecipare alla gioia sicuramente della sua salita al cielo perché è sicuramente tra gli angeli. Chiara la vita, perché lei ha dimostrato questo, portando avanti i suoi bambini, portando avanti l'amore. È l'espressione della fede dei giovani. Noi crediamo molto in questo, insomma.